Ci teneva particolarmente Ciro Davide Rizzo a consegnare quella Coppa del Mondo conquistata pochi giorni fa nelle mani del presidente del CSD Royal In Game, Rosario Cavalletti. Il primo a credere in lui e nel suo immenso talento che lo hanno portato a 41 anni sul tetto del biliardo mondiale. Rizzo, laureatosi campione nella finale di Pistoia nella specialità dei 5 birilli, ha così attraversato l'Italia dalla sua Sicilia per arrivare sul Tricolle, dove ad accoglierlo ha trovato un fiume di gente, appassionati della disciplina, ma non solo. Un applauso forte e doveroso a chi ha creduto in noi, Rosario Cavalletti della Royal In. Soddisfazione tantissima, soprattutto aver raggiunto questo risultato qui ad Arena Irpino, tesserato da poco, nemmeno un mese, una bellissima soddisfazione, anche perché l'ambiente qua è bellissimo e familiare. È stata un'impresa, sono contentissimo di aver raggiunto questo risultato. I prossimi impegni saranno il 26, il 27 giocherò a San Venzani di novembre e poi ci sarà la gara di Gallipoli, la seconda prova di BTP, la terza prova di BTP. Al Royal In di Ariano sono arrivati anche i presidenti nazionale e regionale della FIBIS, Andrea Mancino e Vincenzo Boccia, per congratularsi con Davide Rizzo, il più entusiasta, e comunque stato il presidente Cavalletti, tra le mani la Coppa, ma soprattutto la consapevolezza che il suo team nel giro di un anno ha fatto grandi cose. Nemmeno in un anno che abbiamo aperto, raggiungere già con il nostro tesserato Davide Rizzo, vincere la prima BTP che viene fatta, che è stata fatta a Sanremo, e vincere poi il mondiale, non so più che chiedere a questa sala, però insomma i progetti sono ancora, abbiamo ottimi progetti e speriamo che possiamo andare avanti su questa strada. Vogliamo arrivare a fare un europeo, un mondiale, una BTP. E ci tengo sempre a ringraziare il nostro sindaco Franza, mi ha dato una grande mano e mi è stato vicino moralmente.